in pieno e in battuta ci stiamo occupando della 61esima edizione del Festival di Sanremo, che comincia questa sera dal Teatro Ariston, naturalmente, in apertura. A cominciare ci sarà Giusy Ferreri ad aprire la serata stasera. Che io amo molto. Altro retaggio dei talent, caro. Dell'X Factor, certo. Certo, ma qui abbiamo una delle grandi protagoniste, perché la vincitrice di X Factor, Natalie, che è qui vicino a me. Ciao. E devo dire, sembra una bambina. La vedrete poi sul web, credo. Ma è veramente una bambina. A 31 anni io ci sono rimasta 31. Malissimo. Sì. Senti, c'è stata una polemica, forse un po' sterile, forse di quelle, diciamo, usate. Ad hoc, sulla tua partecipazione, perché tu vieni e sei la protagonista, la vincitrice di X Factor. Sì. E tra l'altro ti devo dire che io impazzivo per i tuoi look davvero originali, oltre che la tua voce e quello che tu scrivi, perché tu sei cantautrice. Sì, esatto. Ma la polemica era quella che tu criticassi così altri reality, cioè altri talent. Non è andata proprio esattamente. Uomini e donne. Io fondamentalmente quello che volevo esprimere è che io non seguo molto la televisione, ma non è, l'hai ma buttata, semplicemente, è vero? Ma no, semplicemente perché non la sento vicino al mio sentire in alcuni casi, ma non era un attacco a persone, anzi io ho semplicemente parlato di un mio modo di sentire. Cioè non è un attacco alle persone, ma alle cose, in questo caso un oggetto che è la televisione. Ho semplicemente voluto esprimere un mio modo di percepire anche la vita, che è diverso. Semplicemente non mi piacciono le polemiche, invece mio malgrado sono stata inserita in una polemica, ma facendo questo lavoro era praticamente inevitabile. Senti, ma le tue scelte musicali, noi stasera scopriremo qual è il tuo brano, scritto da te tra l'altro. Esatto, sì. Ma ti abbiamo spesso visto eseguire, al di là della canzone di X Factor, canzoni da altri. Poi venerdì ti ritoccherà cantare il repertorio, sì, altrui, esatto. Battisti. Però sei un artista che io adoro, per cui... Avete scelto liberamente ognuno? Il mio canto libero? Beh, è stato, diciamo, ci siamo consultati insieme alla direzione artistica e, diciamo, la cosa più... Io penso che, non so negli altri casi, nel mio caso è stata una scelta che è stata operata in maniera molto giusta, molto azzeccata. Ma perché tu hai scelto questa canzone? Giusto per capire che cosa farai poi questa sera, qualche attinenza, ma, no? Non c'è un discorso simbolico o cosa, sicuramente però è una canzone che ha secondo me un significato molto importante, il fatto di... Cioè, la musica come libertà, la libertà in generale come... valore imprescindibile dell'essere umano. Senti, ti do una notizia, prima bella e poi cattiva. Preferisci prima quella buona o quella cattiva? Prima quella cattiva, così poi mi consolo. Allora, quella cattiva è che l'ultima sera avrà peso anche il voto dei giornalisti, tra cui anche Soragni, per cui insomma, che è qui presente con noi, quindi questa è una vera e propria tragedia, però avrà un grandissimo peso, il 50% se non sbaglio, il giudizio dell'orchestra, che invece l'altro anno ha buttato foglia, ha fatto una vera e propria, è stato l'inizio della rivoluzione italiana. Diciamo, l'altro anno la ribellione totale a Emanuele Filiberto, che peraltro è un amico, però insomma per continuare a essere amici bisogna che smetta di cantare, e la giuria demoscopica, che avrà un peso enorme, quindi di gente che comunque anche lì fischiava, quindi se ne intendeva, mi spiace dirlo, per Pupo anche, perché è un cantante, ma insomma effettivamente ci sono state. A te piace questa cosa, che la giuria sia così, diciamo, variegata? Solo variegata, perché la giuria che c'era l'altro anno in sala tu non l'hai vista, ma veramente ha fatto una vera e propria sommossa. Mm-hmm. Fischi, ti piace una giuria così partecipe in un festival? Beh, può essere, se ci sono ragioni buone, perché no, nel senso che sicuramente è un modo di esprimere il proprio giudizio. Ti assicuro che l'altro anno c'era, certo, molto, magari non lo so, non ero presente. Allora, con tutto l'affetto per mai. Pupo ed Emanuele, ma anche loro lo sanno, insomma. Senti, noi ti facciamo veramente un grandissimo in bocca al lupo per questa sera. Il titolo della tua canzone? Vivo sospesa. Vivi sospesa fino a stasera, sei sospesa un po' nell'aria. A stasera, Natalie, grazie. Natalie, in bocca al lupo per Vivo sospesa. Ciao. Ciao.